il prof di liceo che molesta le studentesse, cari amici, il prof di liceo che molesta le studentesse. Ogni tanto si viene a sapere di tali eventi, cari amici. Questa volta io la notizia l'ho letta sul grande website Fanpage e la notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video. Il fatto è che io, Serafino Massoni, sono questo signore qua, vedete? Ho già compiuto 82 anni, opero sulla grande piattaforma mondiale YouTube e su YouTube ho circa 12 milioni di visualizzazioni. Il fatto è che io sono stato professore di filosofia e storia nei licei e poi sono anche diventato preside di ruolo sempre nei licei classici scientifici. E io non sono stato mai denunciato per aver molestato le studenti e studentesse, mai, 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 mai. Perché se uno insegna in un liceo, mica ci sono soltanto gli studenti e le studentesse, ci sono i professori e le professoresse, ci sono i papà e le mamme degli studenti, quante mamme che ci sono degli studenti e delle studentesse. Beh, io vi dico la verità, e una volta, quando io ancora insegnavo filosofia, storia in un liceo classico scientifico, una volta, durante la ricreazione, dei bravissimi studenti degli ultimi anni del liceo, durante la ricreazione eravamo nei corridoi, allora si poteva fumare ancora, non c'era il divieto di fumare dentro gli edifici scolastici, io fumavo tranquillamente una sigaretta durante la ricreazione e mi hanno avvicinato, si sono avvicinati a me tre o quattro giovanottoni dell'ultimo anno del liceo, mi hanno sbattuto contro il muro, sì, mi hanno sbattuto contro il muro e mi hanno detto: professore, lei lasci stare le mie mamme, no, professore, lei lasci stare le nostre mamme, se no noi la picchiamo. Ma io, sì, io me ne sono andato, me ne sono tornato in classe con la coda fra le gambe, ma io mica potevo venire denunciato, potevo essere minacciato dai figli, dagli studenti, figli delle mamme, potevo venire picchiato, minacciato, ma nessuno mi poteva denunciare, capito? Non so se mi spiego, non so se mi spiego. Poi se uno diventa preside non c'è bisogno di molestare gli studenti e le studentesse, perché un liceo è pieno zeppo così di professoresse e di nuovo ci sono le mamme degli studenti e delle studentesse. Il fatto è che nei libri che si studiano all'università per diventare professori, non c'è scritto attenti a non molestare sessualmente studenti e studentesse, non ci sono scritte queste cose e andrebbero scritte, andrebbero, capito? Andrebbero scritte, queste cose andrebbero scritte, magari riportando tutti gli esempi dei prof che avendo molestato le studentesse poi hanno avuto dei brutti guai, per cui io esorto le case editrici e ad aggiornare i libri che so di pedagogia, didattica, di storia dell'educazione, magari facendo ricorso a me come autore o come co-autore. Questi libri vanno aggiornati, integrati con dei poderosi capitoli, per esempio. Non si devono molestare gli studenti e le studentesse. E si spiega appunto che se uno fa il professore,
non ha bisogno di molestare studenti e studentesse, perché ci stanno le mamme, ci stanno, se uno proprio si mette con le mamme e nessuno può denunciare, nessuno può denunciare, perché il professore non può considerare sessualmente gli studenti, capito? Perché sì, è un abuso dei poteri, è un abuso dei poteri. C'è un particolare rapporto tra il professore e gli studenti e le studentesse, capito? Allora, stringendo, per non tirare troppo per le lunghe, gli studenti e le studentesse vanno sempre considerati come asessuati, come gli angeli, anche gli angeli, lo sapete, no? Che a Bisanzio, per secoli e secoli e secoli, i teologi discussero sul sesso degli angeli, concludendo che gli angeli non ce l'avevano il sesso, per cui non erano soggetti alle tentazioni della carne. Allora, capito, editori, capito? Vanno aggiornati, integrati i libri di testo, di pedagogia, didattica, psicologia dell'età evolutiva, diritto classico, con dei capitoli specifici. Non molestare studenti e studentesse. Ah, perché può capitare pure che c'è qualche prof che invece di molestare le studentesse molesta gli studenti. Comunque, per stringere, io che dentro la scuola ci ho vissuto per una quarantina d'anni, sia come professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, che come preside di ruolo di licei classici e scientifici, non sono mai stato denunciato per molestie, capito? Solo una volta dei vigorosi studenti, durante la ricreazione nei corridoi del liceo, mi hanno sbattuto contro la parete e mi hanno detto: professore, no, non, cioè, professore, lasci perdere le nostre mamme, se no noi la picchiamo. Solo questo mi è successo. Mai io ho ricevuto lamentele per delle molestie nei confronti di studenti e studentesse. Anzi, studenti e studentesse mi portavano così, mi portavano, capito? Mi portavano così. E questi sono i consigli che io diramo, cari amici, consigli che io diramo. E io, dopo tutto, sono anche l'autore di questa mia ultima opera, che è un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich, capito? Dentro il Terzo Reich, guardate qua, la stella di Davide e la croce uccinata, casa editrice Leonide Edizioni, un miserabile prezzo di 16 euro, e uno con 16 euro si porta a casa questo gioiello della narrativa italiana. Ok, cari amici, leggete la notizia che io vi metto con il link del riassunto di questo video, per cui a tutti tanti cari saluti dal marinaio delle Antille.